E passiamo alla politica. In vista delle elezioni di domenica prossima, Matteo Salvini, leader della Lega, è tornato a far visita ai Molisani, ultimo incontro a Campobasso con i cittadini. Questo voto, ha dichiarato, è essenziale per il futuro del governo nazionale. Vediamo. Ultima tappa del tour elettorale di Matteo Salvini prima del voto di domenica. Il leader nazionale della Lega è partito da San Giuliano di Puglia, anche per ribadire il no del partito alla realizzazione del centro hub, che secondo le previsioni dovrebbe ospitare almeno 250 immigrati. Il tour nell'area del cratere è proseguito poi a Santa Croce di Magliano e a Larino, qui la sosta simbolica nei pressi dell'ex ospedale Vietri, per ribadire che nelle regioni dove governa la Lega, a differenza del Partito Democratico, gli ospedali li aprono e non li chiudono. La giornata colma di appuntamenti è proseguita prima a Montenero di Bisaccia e successivamente in piazza Duomo a Termoli, con un comizio tenuto di fronte a un migliaio di persone. Alle 20:45 l'arrivo in via Mazzini a Campobasso per l'inaugurazione della sede elettorale della Lega. Alla presenza di tanti cittadini, ma anche di una nutrita delegazione di parlamentari leghisti arrivati a sostegno del partito in Molise. Qui Salvini ha improvvisato un comizio sulle scalinate della sede e subito dopo è salito in macchina per raggiungere il luogo del comizio conclusivo. Si è notata tra l'altro anche la presenza della iena Filippo Roma, a caccia del leader leghista per l'intera serata. Come a Termoli, anche a Campobasso, tantissimi cittadini accorsi per ascoltare il segretario nazionale della Lega, che nel corso del suo intervento ha lanciato un chiaro avvertimento sull'importanza che il voto molisano avrà sullo scenario nazionale. Sia chiaro a tutti, ha detto Salvini, che se vinciamo qui e in Friuli Venezia Giulia, nel giro di 15 giorni faremo il governo. Il segretario ha poi concluso il suo intervento con un arrivederci. Tornerò in Molise dopo il voto di domenica, quando i riflettori dei media si saranno spenti, e tornerò da voi da Presidente del Consiglio dei Ministri. A margine del comizio, ho una nostra domanda: se dopo il voto ci sarà un governo Lega Movimento 5 Stelle, chiesto a gran voce da tanti cittadini presenti in sala. Ha risposto con tono perentorio: non è una domanda che dovete fare a me, ma a Di Maio, visto che è lui che continua a fare lo schizzinoso.